Tobias Scandola, 18 anni, Martina Romagnoli, 17 anni. Sono due figli di Donato Mazzotta, 75 anni, Anna Maria Negro, 68 anni, marito e moglie hanno trovato la morte. Daniel Montanari, di 20 anni, e Stefano Camparini, di 24, sono morti sul colpo. Finisce accartocciata sotto l'avantreno del camion, i cinque giovani tutti morti sul colpo. E questa è la scena. Mentre tornavano da una serata in un disco bar, quattro giovani hanno avuto un incidente sulla statale 87. Intanto, delle 12 salme, soltanto 7 sono state riconosciute e tra della queste metà pesanti, un inferno di fiamme e di lamiere, tante storie di... Tre sono morti sul colpo, il quarto è rimasto ferito. Vorrei rivolgere un appello alla prudenza a coloro che si mettono in cammino... Occorre combattere la distrazione e la superficialità che in un attimo possono rovinare il futuro proprio e altrui. È passata un'altra notte sulle strade e sulle nostre strade ogni anno ci sono 8.000 morti e 20.000 invalidi. 8.000 morti e 20.000 invalidi gravi. Troppi. Per questo, nel 2001, la Carta Europea sulla Sicurezza Stradale ha chiesto a tutti gli Stati membri di ridurre, entro il 2010, almeno del 50% i morti sulle strade. Nel nostro paese il 50% dei morti in meno sono 4.000 vite, 4.000 vite in più ogni anno, e sono soprattutto giovani. Come poterli salvare? La parola magica è prevenzione, il che vuol dire essenzialmente educare chi guida a non andare troppo veloce, a non bere e a non distrarsi al volante. E ora tocca a noi, all'Italia, perché in Europa hanno già iniziato con leggi adeguate, con controlli capillari e soprattutto con tanta informazione, cioè trasmettendo continuamente spot come questi. Non la rota fleurie ci conduit vers le bonheur, suivons-la toute la fille, main dans la main, cœur contre cœur. Se tutti facciamo qualcosa, è la vita che ci guadagna. Anni di campagne contro la guida in stato di ebbrezza. C'è una bella differenza tra fermarsi lì e fermarsi qui. Questa. Still no pulse, still no response. People's not reacting. Dopo campagne come questa, in Inghilterra da 12.000 morti sono scesi a meno di 3.000. Questo vuol dire che si può fare, anzi è stato già fatto. Ridurre i morti è possibile, grazie ad informazione e controlli. Qui da noi non esistono, non ancora, campagne nazionali di informazione, ma solo esperienze locali e circoscritte. Non tutti gli italiani, infatti, possono vedere campagne come quella del Veneto. Da oggi salvare una vita è un dovere più che un impegno, un dovere all'informazione per il servizio pubblico, alla prevenzione per le istituzioni e soprattutto alla responsabilità per chi guida. Mettici la testa nasce oggi e questa è la nostra prima campagna. Vabbè, chiamalo tu, ok. Ciao, ciao. Ragazzi, tu scappare. Senti, ci sentiamo dopo. Mi ha chiamato Marco. Thank you.
Francia.